in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, Esi Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Rachele Del Borrello. Salve a tutti e con me lo chef Nicola Vizzarri. Bene. Ecco, chef, qual è il piatto del giorno? Oggi prepariamo una panzanella croccante, servita in modo croccante, con delle cicale e verdurine crude. Quali sono quindi gli ingredienti? Gli ingredienti: abbiamo delle cicale freschissime, pane raffermo, pomodorini, peperone, sedano, menta, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Cominciamo con la tostatura dei cubetti di pane. Di pane. Quindi, chef, diciamo che la panzanella è un piatto tipico dell'Italia centrale, sì, giusto? Quindi maggiormente dell'Umbria, no? Umbria, Toscana, sì, Lazio, sì. Marche. Poi ovviamente ci sono tutte le varianti. Certo. Quindi lo stesso pane, anziché bagnarlo, lo tagliamo a fette sottile. Quindi la nostra cubetti. È una variante della, certo, classica manzanella, esatto. Certo. Come tutte le nostre ricette, il piatto è croccato. Sappiamo sorprendere, no? Chef. Giusto, giusto. Va benissimo. Quindi tagliamo a cubetti il nostro pane. La fermo e lo lasciamo tostare un attimo in forno. In forno. Quindi a quanti gradi in forno, chef? 160 gradi per 5-6 minuti. Ok. Giusto un filo d'olio. Esatto. Una macinata di pepe. Sale e pepe. Sì. E pepe. E poi inforniamo un attimo per 5-6 minuti. Bene, adesso andiamo a preparare. Nello stesso tempo, prima di tagliare le verdure, andiamo, sì, a cucinare le cicale. Le nostre cicale, olio extravergine d'oliva. Note anche come pannocchie, giusto, chef? Sì, pannocchie, sì. Se sbaglio. Cicala di mare. Sì, sì, sì. Questi crostacei. Che poi tutto questo filetto che sprigionerà andrà a condire il nostro pane croccante. Pane croccante. Prendiamo i nostri pomodorini. Andiamo ad aggiungere poi sì, alle cicale di mare. Alle cicale, certo. Poi andremo a sgusciare. Ci spiegherai qual, certo, è il metodo migliore, certo, per sgusciare. Per sgusciarle una volta cotte. Benissimo, allora ecco le cicale. Un attimo. È importante che siano fresche, giusto? In alcuni casi vanno bene fresche, in alcuni casi possono essere anche, sì, surgelate, non c'è problema. Sì. Ecco, abbiamo aggiunto il pomodorino che abbiamo tagliato. Pomodorino, sì. E sempre sale e pepe vuoi? Sempre sale e pepe. Andiamo a coprire con un coperchio, se no con un'altra padella. Un'altra padella. Giusto per, diciamo, soffocare, no? Questo è il termine, sì, adatto, adatto in cucina. Quindi per soffocare. Soffocare, quindi tutto quello che si crea come nuvola di vapore, anziché evaporare, disperderlo, lo facciamo restare qui. Per dare, esatto, una cottura umidificata. Esatto, perché il vapore poi resta intrappolato. Certo. Nel frattempo tagliamo il peperone. Il peperone. Peperone verde. Vediamo un attimo. Tutto già lavato. Un taglio molto sottile. Sottile, quindi fine. Grandi rispetto andiamo a... mettere nella ciotola. E andiamo ad aggiungere poi un po' di sedano. Il sedano. Gli diamo una leggera battuta. E le fibre del sedano, sì, lasciamo una parte di foglie, sì, quelle più tenere, più chiare, no? Sì. Non della parte interna, sì, sempre tenero perché sennò poi è troppo duro, sì, e sì, sgradevole al palato, certo. E infine questo tocco fresco di menta, esatto, che andiamo a spezzettare come il basilico. La menta, quando prende la punta, sì, dell'acciaio, tende a diventare nero. Ok. Andiamo a condire. Quindi è preferibile spezzarla con le, sì, mani, con le senza mani, utilizzare il coltello. Questo è un altro consiglio utilissimo, sì, per chi ci segue da casa, certo, giusto? Sale. Ormai è un rito. Ma il sale ci vuole. Ci vuole. Olio, ci vuole, sale. Pepe abbiamo messo già qui. Posto. Ecco, controlliamo la cottura. Facciamo saltare. Croccanti, andiamo a spegnere. Profumo, okay, delizioso. Lasciamo un attimo. Già ho l'acquolina in bocca, chef. Sì,
Andiamo un attimo a prendere il pane che abbiamo messo a tostare. Il pane il forno. È pronto. Ecco, ecco qui, bello croccante. Sì. Quindi il risultato vedere. Che volevamo l'abbiamo ottenuto. Sì. Lo lasciamo un attimo ecco. Così. E quindi andiamo a mescolare tutto, tutto. Ok. Eccoci qua. Sono pronte anche una pinza. Le cicale, sì. Sì. Ecco, chef. Grazie. Andiamo a prendere questo piatto. Le cicale. Le togliamo. Ecco. Poi andiamo ad aggiungere il nostro fondo di cottura. La panzanella che sì. Darà quel sapore, no? Chef, questo è considerato un secondo piatto? Come... diciamo che può essere considerato un secondo piatto, sì. Ma principalmente anche come antipasto. Esatto, sì, può essere sì. Anche... Sì. Quindi lo consigliamo come, secondo piatto, antipasto, insomma. Tutti gli antipasti possono diventare secondi. Altri in base alle quantità e alle grammature. Quindi andiamo... Osservate bene da casa come... Testa. Andiamo a prendere questa parte... Tutto questo sotto, così qui prendi un cucchiaio, sì. Lasciamo un attimo raffreddare, andiamo pronto a tirar fuori tutta la sua polpa. La polpa, esatto, che è la parte che sì. Ci interessa. Guarda che bello, anche con sì. I suoi occhi, no? Guarda che bello. Quindi non buttiamo nulla, sono il rivestimento lì, esterno, sì. Ecco. Puoi il piatto. Qua, giusto, facciamo vedere. Guarda che bello, quindi 4 minuti, 5 neanche sì. Di cottura. Ecco qui, abbiamo questa parte, piano piano andiamo a toglierlo sulla carapace. Eccolo qui. Bello. La nostra panzanella si sta insaporendo. Perché poi il pane prende tutti i sapori. Poi mentre man mano che stiamo aprendo il pesce produciamo dei liquidi, andiamo a farle così, no? Sì. Guarda, si producono ecco. Dei liquidi. Che andiamo ad aggiungere. È un concentrato, no? Pane, sì. Andiamo al pane. Mescolare sì, un po', insaporire un po'. Lascerei un attimo insaporire per qualche altro minuto. Abbiamo le nostre cicale già pronte. Sbucciate, bellissime e freschissime da poter impiattare. Aspettiamo il tempo di insaporimento della panzanella. Bene chef, abbiamo lasciato insaporire il pane, sì, sgusciato infatti, le cicale. Vedi, sì. Il pane si è ammorbidito, insaporito, ma però conserva tempo, la quella croccantezza. Che le nostre cicale, il sughetto l'abbiamo di cottura, l'abbiamo lasciato qui per insaporirle, il resto abbiamo un attimo sgusciate. Con un attrezzo molto simpatico sì, per dare una geometria al piatto, certo, no? Che possono trovare comunque. Sì, articoli per cucina. La cucina. Sì. Cominciamo a impiattare il nostro piatto, diciamo, la nostra sì, ricetta. Diamo forma sì, alla nostra ricetta, esatto. Cominciamo a premere un po' così. Ecco qua. Sì. E adesso... Aggiungiamo le nostre cicale. Bellissimo effetto. Due. Quattro. Ecco, lo sistemiamo un po' così, no? Ovviamente okay. Ci vuole un po' di tempo, però il risultato di quando si presenta un piatto, possiamo, ecco, è il complete, cioè anche questo per, che presta. Per aiutare. Sì. Ecco. Ecco qua. Che risultato eccellente. Eccellente. Perfetto. Si aggiunge sempre. Posso dire una cosa? Sì. Neanche al ristorante li presentano. Ma non avevo dubbi, chef, non avevo dubbi. Quindi stiamo ad alti livelli, in sì. Una cucina casalinga, una cucina genuina, sana e leggera. Abbiamo tutto. Perfetto, abbiamo detto tutto. Perfetto, grazie chef. Prego. Noi ci vediamo alla prossima puntata di In Cucina con lo Chef su sì. Telemolise. Siamo su Telemolise. Ciao, ciao a tutti. In cucina.
Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, Esi Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,